noi pensiamo veramente che il discorso della canapa possa essere un ritorno al passato guardando verso il futuro, possa essere un bel motore, possiamo creare intorno a questo ragionamento una filiera corta, possiamo creare un po' di occupazione. Anche le persone che stanno qui stamattina penso che possano portare veramente a termine una partita che è troppi anni che aspetta, e siamo proprio lì sul traguardo. L'attenzione c'è tutta. L'impegno della politica da parte nostra, del mio gruppo, del gruppo regionale di Sinistra Ecologia e Libertà, è stata quella di fare da catalizzatore, di mettere insieme le sensibilità delle persone, di mettere insieme le idee per andare verso una progettualità che secondo me può andare veramente in porto. Chi ha inventato tutto questo? Chi l'ha voluto mettere in piedi? Chi ci ha messo le idee e ha messo insieme tutto questo è stato Emiliano. E mi ha fatto un po' innamorare di questa cosa, rispetto a certi concetti, no? E anche con una logica, tutto sommato, che va verso un'economia sostenibile. Perché è questo che vuole dimostrare questo progetto. Ha bisogno di tanti apporti, deve essere costruita sin dall'inizio, e penso che insieme lo possiamo fare. Il tempo d'entrata è giusto, va sempre indovinato il tempo d'entrata nelle cose della vita. Questo è giusto. È giusto perché c'è una carenza di legge nazionale, c'è una carenza di legge regionale, e stanno camminando insieme. Sono stati presentati 3 progetti di legge alla Camera, sono stati unificati e stanno lì in discussione. Noi speriamo, con una pressione politica giusta, di poter portare avanti anche in Regione in un tempo ragionevole questa legge e di poter cominciare a lavorare intorno a questo tema. Il senso, fondamentalmente, poi entreranno gli altri nel dettaglio, è questo nostro: mettere insieme questo mondo, dare occupazione, creare una filiera corta e provare a tornare ad una modalità abbandonata. Il lavorare per fare in modo, diciamo, che si possa ritornare a coltivare la canapa nella nostra regione è un'occasione. Io penso, diciamo, che c'è la possibilità concreta finalmente, insomma, di fare un lavoro serio. Nel Lazio stiamo parlando di una coltivazione storica, cioè non è che portiamo qualcosa, quindi ha molto a che fare con la questione che riguarda molto il futuro dell'agricoltura, che è quello della biodiversità. Con il passaggio, diciamo, all'agricoltura industriale, noi abbiamo avuto negli ultimi 50 anni, forse 60 anni, una perdita di biodiversità agricola nel nostro paese che è pazzesca. A livello mondiale, di questo si dovrebbe discutere, per esempio anche all'Expo, noi abbiamo una perdita che negli ultimi anni, con la globalizzazione, sta diventando sempre più preoccupante. Non è... Oggi discutiamo di canapa perché c'è un'associazione, insomma, che è per hobby, è una cosa molto seria. In un momento in cui l'agricoltura ha tante difficoltà anche dal punto di vista economico, questo non ce lo dimentichiamo mai, c'è una situazione, la questione del reddito degli agricoltori è una questione, io dico sempre, se no facciamo poesia, è una questione importante, e quindi per quanto ci riguarda, noi anche con questo lavoro sulla canapa tentiamo di mettere in campo un'occasione che è anche quella, diciamo, di dare delle ulteriori possibilità all'agricoltura nella nostra regione, nel nostro e nel nostro paese. Grazie. Gino, lo chiamo Gino perché è amico mio, per aver organizzato questo seminario, per aver presentato la legge e anche per avermi invitato oggi qui. Ci tenevo molto ad esserci per sottolineare l'importanza di questo incontro e anche ribadire la mia adesione, sostegno e lavoro, disponibilità al lavoro insieme su questa legge che ho firmato, e quindi già un primo passo c'è. Qui stiamo parlando di nuova economia e quindi di green economy, quell'economia sulla quale io credo noi dobbiamo basare e puntare il nostro nuovo modello di sviluppo per uscire da questa crisi. L'esempio della canapa è sicuramente un esempio importante e fondamentale, ha un ruolo fondamentale in questo. Ci sono esperienze, anche le testimonianze che poi ci saranno
dei fratelli Bernardini. Loro vengono appunto da un piccolo comune, no? Appunto da Bisognano, ed ad esempio lì c'è un museo della canapa sul quale si sta lavorando, che è diventato anche, che è entrato insieme al sistema Pregio, un sistema composto da 11 comuni, dei piccoli comuni dell'area, proprio un sistema regionale, quindi piccoli comuni ma anche museo, ma anche terre e giovani, perché anche lì, ma anche in giro, si può fare un lavoro di questo tipo che già la Regione Lazio, col presidente Rosati dell'Arzia, sta portando avanti, cioè recuperare terre incolte e sperimentare queste coltivazioni, quindi mettere a sistema tutto quello che la Regione insomma sta facendo e sta portando avanti, e credo che quindi questo sia un modo chiaro per dire dove vogliamo andare. Per la prima volta storicamente la canapa entra, diciamo, nella casa regionale attraverso una proposta di legge, attraverso delle iniziative del quale poi insieme agli altri relatori ne parleremo oggi. Perché abbiamo sentito l'esigenza di organizzare questo seminario? Perché era necessario un momento di approfondimento prima che diciamo, questa proposta di legge regionale, la PL 205, va in discussione nella Commissione Agricoltura e nelle altre quattro commissioni al quale è stata assegnata. È importante, insomma, approfondire questa tematica, perché per i motivi che sappiamo tutti, insomma, ha delle notevoli difficoltà da parte di alcuni di approccio vero e proprio, la confusione tra la sostanza stupefacente e la canapa industriale, insomma, diciamocelo chiaramente, c'è una profonda ignoranza che è dovuta a circa 50 anni di assenza nel nostro sistema culturale e colturale. La canapa è una risorsa tipica, storica e antica del nostro paese, ma in modo particolare proprio della nostra regione. Abbiamo fin dall'epoca etrusca testimonianze dell'importanza della canapa, o anche da un punto di vista economico. Il Viterbese per qualche secolo è stato una delle province più ricche d'Italia proprio grazie alla canapa, e ne abbiamo una moltitudine di testimonianze. Personalmente fine anni 90 ho iniziato ad approfondire questa questione, dal 2005 in poi comunque nel rapporto con la politica e con le istituzioni nascono dei progetti sperimentali sui Monti della Tolfa. Dal 2005 ad oggi sono state fatte una serie di ricerche, in modo particolare in collaborazione tra l'associazione che oggi organizza questo seminario e l'Università della Tuscia, poi magari ce lo dirà meglio il professor Campiglia, dove sono state fatte una serie di ricerche con dei mezzi molto limitate, con pochissime risorse, finanziamenti da parte della Regione Lazio, con un'alta dose invece di volontariato che attraverso una serie di progetti si è autofinanziata la ricerca che finora è stata effettuata. Oggi, diciamo, ci sono dei buoni presupposti, non è casuale che proprio questa mattina ad Allumiere presso l'Università Agraria si stanno seminando 4 ettari a canapa di diverse cultivar, diciamo, è il proseguio delle sperimentazioni fatte negli anni, però su grande scala. Nei prossimi giorni, entro la prossima settimana, anche l'Università Agraria di Tolfa seminerà altri 11 ettari per proseguire, diciamo, con lo stesso obiettivo. Comunque parliamo di coltivazione di canapa per la produzione di seme alimentare. E un altro piccolo campo sperimentale è stato fatto in proprio dall'associazione, sono 300 metri quadrati, quindi un campo piccolissimo, per approfondire gli aspetti, se la normativa futura consentirà di farlo legalmente, della produzione di olio essenziale. E su questo abbiamo un po' un buco nero che deve essere riempito, insomma, dalla normativa, se possibile. Qualsiasi agricoltore capisce al volo che una coltura che richiede dalle 800 alle 1000 euro per coltivarne un ettaro, e dipende se la coltivi da seme o da biomassa per l'utilizzo della fibra tessile tecnica o che sia, comunque abbiamo un reddito ad ettaro che varia tra le 2000 e le 4000 euro ad ettaro.
Quindi chi conosce la realtà agricola capisce al volo che sono pochi i concorrenti in questo momento storico, in modo particolare diciamo, confronto alla canapa. Affronteremo da diversi punti di vista la questione, in modo particolare approfondiremo l'aspetto diciamo, politico e legislativo, approfondiremo l'aspetto degli studi effettuati, quelli che si effettueranno e quello della ricerca e la sperimentazione in generale, ne parleremo anche con realtà imprenditoriali, parleremo poi diciamo, dei progetti futuri che ci sono nella nostra regione. Non voglio offendere nessuno, ma la presenza tra le più importanti oggi sono proprio i fratelli Bernardini, perché comunque sono coloro che fin dagli anni Ottanta hanno diciamo, cercato, fatto una ricerca antropologica, storica, del perché è scomparsa la canapa in questa regione, come veniva coltivata, perché era importante e perché deve continuare ad esserlo. Come già ha detto Emiliano, siamo i gemelli Bernardini. Settimio sta in questo momento sta facendo un'azione di decanapolizzazione. Questa è una pianta che viene su molto rapidamente, dai 3 ai 4 mesi è pronta per la dopo la macerazione la decanapolizzazione. È la separazione tra il canapolo e la fibra. Questi sono i vecchi attrezzi che i nostri nonni hanno usato per secoli. Quella è una mancinura fatta a bocca di lupo e con colpi saettanti, e quella fibra che adesso lui ha in mano viene ripassata sulla mannura, ripassala sulla mannura, Settimio, per far cadere degli altri canapoli. Fatto questo, le nostre nonne con la fibra sceglievano la migliore, perché c'erano varie scelte sulla fibra. Il mallo, quello migliore, ci si facevano la biancheria intima, quella più grande ci si facevano i pagliericci, le lenzuola, e tutto veniva scelta e fatta. Quindi era una volta filata, poi si passava sul telaio e ci si faceva tutto. Ma oggi tutto questo bisogna farlo con i trasformatori, con una filiera diversa, una filiera abbastanza innovativa, che bisognerebbe, che non ci mancano le idee a noi in Italia, quindi mettiamole giù le idee e facciamo una filiera corta in modo che non ci sia spreco di tempi. Nel 1997 siamo stati gli ideatori del primo museo della canapa in Italia e del museo tematico della civiltà contadina, perché nella civiltà contadina tutti mettono di tutto. Noi fummo il primo museo tematico sulla civiltà contadina. In tutti questi anni dedicati alla canapa ci siamo spesso chiesti se i nostri parlamentari, entrando in questi palazzi, avessero gli occhi chiusi, perché pensiamo che anche loro hanno avuto dei nonni che nei loro racconti gli parlavano della pianta della canapa, come prima la dottoressa diceva che aveva i rotoli. Questo per dirvi di aprire i vostri occhi e ridare sviluppo all'agricoltura, ad una pianta dalle mille risorse, e di rinverdire i molti campi lasciati incolti. Parlate tanto di dare lavoro ai giovani e non lo fate. Questa pianta che nei secoli passati ha fatto grande l'Italia, sta a voi farla rivivere, e lei vi darà grandi soddisfazioni, rilanciando il nostro paese con i suoi infiniti utilizzi. Più seppio ne tirano fuori, abbiamo un grafico di là che è enorme, ci sono, non si fa a contare quante cose si possono fare con la canapa. Se poi lo volete vedere, lo tiriamo fuori. Siamo qui per sensibilizzarvi all'approvare la legge sul ripristino della coltivazione della canapa, recuperando il tempo perduto rispetto alla regione toscana, che ha sempre creduto in questa pianta. È da anni che la Toscana cammina, pedala, va avanti. E quindi qui preghiamo loro di darsi una smossa. Questo è quello che ci vuole. Per recuperare e dare svantaggio occorrerebbe la legge, quella che se ne parla, e famola. È un trasformatore nel Lazio, come quello esistente a Carmagnola Torino, a Crispiano Taranto, tutto questo per favorire tempi e costi più ridotti. Sono 18 anni che piantiamo canapa con semi certificati per uso sperimentale, per l'Istituto CRA CIN di Rovigo, referente il dottor Giampaolo Grassi.
Grazie a tutti e viva la canapa! Chi c'entra dentro non esce più. Dobbiamo introdurre il concetto di valore d'uso rispetto al valore di scambio sulla terra. Un grande paese moderno, e per moderno intendo armonico, civile, deve capire in termini strategici che ha bisogno di un patrimonio di terre agricole da lasciare a futura memoria per sempre all'agricoltura. Cioè non vanno venduti i terreni pubblici e vanno coltivati. Hanno partecipato, pensate, il nostro bando hanno presentato oltre 300 domande. Abbiamo dato 330 ettari, non abbiamo scherzato. Non abbiamo fatto i giocherelli, i pezzettini di terra. 330 ettari che erano incolti, abbandonati, con lo strumento dell'affitto, 15 più 15, rinnovabile, e comunque finché queste terre verranno coltivate, verranno gestite dalle famiglie, dai giovani che hanno fatto domande, tra l'altro dei piani aziendali straordinari, interessantissimi, ragazzi che hanno studiato, insomma, questa dimostrazione di quanta sensibilità, quanta intelligenza, quanta passione c'è nel nostro paese, quanta... Qui vedo un brillantissimo presidente di università agraria, altre università agrarie. Le università agrarie, come sapete, ricordo, hanno un patrimonio solo in questa regione di oltre 50.000 ettari di terreno, usi civici, inalienabili, uso collettivo, proprietà collettiva, inalienabili. E non tutte sono ad affitto, ad uso del legnatico, ad uso dei pascoli. E quindi, caro Gino, qui c'è una strada aperta. Adesso abbiamo due aziende dimostrative, Cervelli e Tarquinia, adesso io cominciamo anche noi a seminare, Gino. Io darò un'indisposizione ai tecnici, seminiamo a Tarquinia. Vi segnalo solo un dato, qualche numero, perché così la Cina ha comprato, ha chiuso i contratti, ascoltate, 84 milioni di ettari, 84 milioni di ettari in Africa, non per fare le case, per fare cibo. Perché guarda lontano. Allora, se ci siamo, qui c'è il presidente autorevolissimo della Commissione Agricoltura, Castel di Guido, se lo si ritiene, Gino, l'Arsia può essere uno strumento di coordinamento, di regia, di fare i bandi, di mettere a... E che ci vuole a prendere 200 ettari, 100 ettari, li mettiamo, li destiniamo a questa produzione. Poi però la filiera corta, io amo più il termine, mi piace, però se ne può discutere, economia di prossimità. Adesso io proprio oggi pomeriggio, ecco Gino, venendo qua ho pensato, perché io tra un po' vado a Tarquinia col presidente Zingaretti e il sindaco di Tarquinia, perché io con l'Arsia, tra i tanti l'uso del patrimonio, sto andando a Tarquinia, in questo patrimonio a un certo punto a Tarquinia c'era 6 ettari di capannoni industriali, di cui 3 e mezzo coperti, un vecchio pomodorificio, arrivo da un anno e mezzo, vado lì, faccio un giro, una specie di deserto, di disastro. Oggi abbiamo bonificato, pulito, perché c'erano rottami, cose, disastri, vi risparmio. Oggi una parte verrà data al comune di Tarquinia, come è giusto, l'ha chiesto, ci faranno delle finalità pubbliche, un centro anziani, ci faranno delle cose importanti per la città, come è giusto che sia. Un'altra parte, la metà, sto parlando, mi rimangono 3 ettari, sarà destinata a un grande progetto di agroindustriale di sviluppo, ma dico io, qui, concreto, se no sono chiacchiere, 500, un ettaro, 500 metri quadri, 700 metri quadri, vogliamo fare il capannone per questa produzione di canapa? Pronti. Allora, se gli strumenti regionali di indirizzo ci crediamo, allora però nella legge farei un riferimento all'agenzia, che non c'è, perché me la sono letta stamattina, e allora direi, va bene, così sburocratizziamo, gli diamo una funzione, anche sui terreni, vedi Castel di Guido, insisto, penso, vi auguro, vi prego, decidete su Castel di Guido, perché possiamo fare grandi cose, però basta, Castel di Guido abbiamo deciso che rimane pubblica, bene, sono felice, complimenti, bravi, adesso bisogna metterli a reddito, perché poi diamo il tempo al tempo. Perché il mercato non è di per sé sempre cattivo, c'è il mercato buono, c'è quello che condiziona i processi produttivi, a cui noi invece ci dobbiamo affezionare, condizionare i processi produttivi. Ecco, cielo, terra, è il nostro schema, terra, essere concreti, praticabili, e questo volevo
nel mio piccolo e con umiltà portare questo contributo. Grazie. E a tal proposito io ti vorrei dire, Antonio, che la legge che abbiamo presentato è uno scheletro iniziale. È chiaro che l'arricchimento della legge avverrà con il passaggio in commissione e poi io mi auguro in consiglio. Quindi quello che ci ha suggerito, assolutamente, vedevo già il presidente Ciarla che prendeva appunti, è già fatto, praticamente è già fatto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Claudio, sono il presidente di Canava Live e vi presento, ecco, un pochino quello che sono le attività dell'associazione. Sì, anch'io riprendo, insomma, dalla salvaguardia della biodiversità, che è uno degli aspetti che abbiamo detto che è centrale, proprio perché avere a disposizione una grande varietà di produzione agricola serve proprio ad arricchire il patrimonio genetico e quindi anche la capacità di potersi nutrire in maniera più completa. E quindi, ecco, arrivare a riportare la canapa sul nostro territorio tramite lo sdoganamento della canapa, proprio in tutte le sue forme e in tutti gli aspetti. Uno degli aspetti, ad esempio, che noi abbiamo preso in considerazione è anche quello ornamentale, ad esempio. Ci interessa poter diffondere il più possibile anche capillarmente tutti quelli che sono gli usi e i possibili utilizzi. Nel 2007 il primo progetto di sperimentazione ha riguardato appunto la reintroduzione della canapa come pianta ornamentale. Abbiamo avuto la possibilità di poter distribuire delle piante in vaso proprio per favorire la promozione e l'informazione che ne seguiva, e soprattutto abbiamo pensato di poter coltivare la canapa per riuscire ad ottenere delle energie ecocompatibili. Però la coltivazione di canapa per biomassa abbiamo ritenuto non fosse poi così utile, proprio per la rivalutazione della canapa stessa, in quanto poteva portare alla distruzione invece di altri territori agricoli, di altre coltivazioni agricole, e quindi una monocultura che sicuramente non favorisce la salvaguardia della biodiversità. E quindi abbiamo optato l'anno successivo per provare a produrre olio e semi, e quindi tutti i derivati che ne conseguono. Abbiamo appunto sperimentato nel 2008 con l'Università della Tuscia di Viterbo 7 cultivar monoiche proprio per la produzione di seme, che qui vediamo in campo. E di queste 7 varietà ne sono state raccolte una parte, sono state fatte queste coltivazioni soprattutto, ecco, a livello sperimentale di ricerca per provare ad ottenere e a riconsiderare magari quali fossero le cultivar poi più adatte per poter reinserire nel territorio. Perché poi, ecco, un'altra considerazione molto importante è che mentre in passato la canapa era una, oggi purtroppo quel patrimonio genetico lo abbiamo perduto per sempre, e non abbiamo perduto solo un patrimonio genetico, abbiamo perduto una realtà produttiva, una cultura tradizionale, abbiamo perduto dei mestieri, degli usi, dei costumi legati appunto a questa coltivazione. E quindi dicevo, oggi purtroppo ritorniamo alla coltivazione della canapa, che non è più quella che c'era un tempo. Si sono create, diciamo così, due tipologie di canapa: una canapa senza testa, diciamo così, senza THC, che ha origine soprattutto da paesi del nord Europa, che hanno come caratteristica quella di essere monoiche, e quindi delle piante che sono a livello genetico molto più semplici, che comunque sono tipiche di un territorio e di un clima. E quella che facciamo noi in Italia non è sicuramente una canapa italiana, e quello che noi vorremmo fare è proprio la canapa italiana. Quindi noi vorremmo che si potesse tornare a riprodurre canapa italiana a tutti gli effetti. Per quest'anno ci siamo posti come obiettivi la possibilità di creare delle realtà consortili nel Lazio proprio per la realizzazione di microfiliere regionali. È provato che fino a che l'Italia ha prodotto canapa era sicuramente il miglior produttore di canapa, proprio perché ha delle caratteristiche territoriali uniche che
E questo lo ritroviamo anche in altre tipologie di prodotto, quali sono appunto l'olio d'oliva o il vino. Insomma, la collaborazione che noi vogliamo fare con gli enti pubblici ci serve proprio a sviluppare delle ricerche e delle sperimentazioni che possano magari servire ad arrivare a dei prodotti che siano di maggior valore. E quindi abbiamo insieme con le università agrarie dei Monti della Tolfa, in particolare quella di Tolfa e di Allumiere, la coltivazione di 15 ettari con 4 cultivar monoica appunto per la produzione di semi e olio e i prodotti derivati, e vorremmo che ci fosse anche consentito l'uso ornamentale. Quindi ecco, ritorno al discorso della filiera, quello di avere necessità proprio di strumenti, di azioni comuni e di identificare un protocollo di coltivazione e i partner che possono arrivare alla realizzazione della filiera stessa, e quindi magari definire bene proprio quali siano le caratteristiche qualitative e anche l'organizzazione commerciale. Beh, io ringrazio Gino soprattutto per aver promosso questa iniziativa, per essere il primo firmatario della legge, e ammetto anche un mio elemento all'inizio di ignoranza, perché quando lui mi ha detto, dice: Mario, io voglio presentare una proposta di legge sulla canapa, io ho avuto più un'idea che andasse su un versante che è quello classico, legalizzazione, battaglia antiproibizionista, e devo dire, essendo peraltro su questo d'accordo, anche perché penso che ho ragionato però su quelle che erano le varie interconnessioni, cioè su come noi come Regione Lazio potevamo essere d'aiuto e d'ausilio su una battaglia nazionale su cui in questo Parlamento, con una percentuale di giovani quasi anomala rispetto al passato, totalmente superiore alla media dei parlamenti precedenti, di donne anche, con una composizione in cui forse il centrodestra non è mai stato così debole. Allora forse questa sarebbe veramente la volta buona per provarci. C'è una disponibilità di tanti deputati e senatori che su questo tema hanno una sensibilità e una voglia di superare dei stereotipi che nel XXI secolo sono veramente incomprensibili. Come regione possiamo costruire un processo interessante, come con il testo unico sull'artigianato. Abbiamo detto, era tanti anni che la Regione non approvava un testo unico, noi entro un anno la approviamo. Io credo che noi questa legge possiamo entro quest'anno approvarla in Commissione e in Consiglio regionale. Questo è un impegno che possiamo prendere. E su questo una legge che credo possiamo anche ulteriormente arricchire, Gino. Perché se poi nel merito dei provvedimenti sono giusti, penso che anche, diciamo, esponenti del Movimento 5 Stelle, perché no, anche del centrodestra, possono dare il loro contributo per l'approvazione di questa legge entro l'anno. Grazie. Buongiorno a tutti, il mio nome è Ennio Campiglia, sono un docente dell'Università della Tuscia e mi occupo di coltivazione erbacea da sempre. E per quanto riguarda la canapa, sono circa una decina di anni che, devo dire, invitato nel 2005, se non ricordo male, dall'associazione Canapa Live, a provare questa coltura. E quindi da quel tempo poi mi sono un po' appassionato anch'io alla canapa, devo essere sincero. Ringrazio appunto l'associazione Canapa Live anche per questo invito di oggi. Vorrei un attimino riepilogare, cioè perché la canapa nella regione Lazio? Ormai abbiamo detto in tanti modi che era una pianta coltivata nel passato, quindi dice logicamente si deve adattare anche ora all'ambiente. Noi non abbiamo varietà di canapa in Italia, ma non le troviamo nemmeno ad acquistare, e questo, guardate, è un grosso problema. Si parla di coltura a bassi input. Ottima cultura nell'avvicendamento. Ora qualcuno la mostra come cultura miracolosa. Non andiamo lontano, però diciamo, nel panorama italiano ormai le colture si fanno pochissime. Si fa il frumento,
si fa soia, girasole, mais, ma poche, perché ci vuole una sostenibilità economica. Evidentemente le altre coltivazioni non sono economiche. La coltura della canapa, potendo rientrare nell'avvicendamento come coltura diversa dal frumento duro, tenere e così via, allora sì che diventa una coltura importante per l'avvicendamento e, come è stato detto precedentemente, ha numerosissime possibilità di impiego. Praticamente ci si fa di tutto con la canapa. È una coltura estremamente flessibile. È un vantaggio, però anche qui bisogna vedere bene quali di queste produzioni poi sono sostenibili, pensando sempre a un discorso economico. Quindi alcune criticità, per esempio, individuazione della tecnica colturale adatta. Non si parla come se tutti questa canapa, insomma, era una coltura storica, la conosciamo. In realtà noi non ne conosciamo praticamente più nulla. E a secondo, per esempio, se si produce canape per fibra o canapa per olio, è completamente o molto diversa la tecnica colturale. Quindi individuazione delle tecniche colturali più adatte per le varie filiere, peraltro. Disponibilità di semente, ecco che ritorna. Guardate, questo è un grosso, ma veramente grosso problema, perché se è vero che la canapa la coltivavano dal tempo degli Etruschi, in questi 3.000 anni, o quelli che sono 2.500, si era selezionata, i vari coltivatori avevano selezionato canape diverse. Io ho provato a recuperare del seme, se qualcuno aveva riseminato in maniera magari per metterlo nell'orto o per ornamentale, non sono riuscito a trovare, di certo, un seme che viene dal passato. Questo è grave perché in questo momento noi stiamo utilizzando sementi che vengono, se va bene, dalla Francia, se non va bene vengono dal Canada, dalla Russia, dall'Ungheria, dalla Romania, dalla Cina. La Cina sta aumentando tantissimo. Per quanto ne so, qui in Italia si parla di 5 o 6 cultivar, varietà, che non si trovano sul mercato. Sanno bene gli agricoltori che quest'anno volevano seminare la canapa, che credo stanno rinunciando. Qualcuno me lo diceva il professore, ma io dove lo trovo il seme? Non si trova. E quindi questo è un altro grosso problema. Un altro grosso problema della coltura che io vedo è la meccanizzazione. Nel passato si faceva tutto a mano, ok? Oggi per un'agricoltura come quella italiana questo non è pensabile. Tutto, a mio avviso, deve essere meccanizzato. I costi vanno abbattuti. Per quanto riguarda, per esempio, la filiera della fibra, credo che la meccanizzazione lì sia andata avanti. Insomma, ci siano già delle soluzioni abbastanza praticabili, ritengo. Ma già nella filiera del seme io vedo grossi problemi nel trovare soprattutto le macchine per la raccolta. Non parlo tanto di semina e di altre operazioni colturali che sono modeste, diciamo, ma soprattutto la raccolta. Perché la raccolta? Perché dai dati che vi faccio vedere, per esempio, noi che abbiamo raccolta a mano nelle parcelle piccole, sperimentalmente si fa nelle parcelle piccole, arriviamo a produzioni importanti, importanti voglio dire 12 quintali per intendere, 14, 15... Ma nel momento che andiamo lì con una macchina, almeno quella che io conosco, si dimezzano, metà ce lo perdiamo. Un altro aspetto, è vero che con la canapa si fanno tante cose, giustissimo, ma quale filiera adottare qui nella regione Lazio? Su cosa puntare? Perché se noi, faccio un passo indietro, dovessimo distribuire delle risorse su ognuna di queste prodotti che vedete in questa diapositiva, quanti sono? 10, 15 filiere? È impossibile. A questo punto bisogna, a mio avviso, puntare su delle filiere e cercare di ottimizzare queste filiere e sostenerle con l'assistenza, perché proprio oggi c'è la necessità di sapere come si fa. Noi abbiamo iniziato nel 2006 con l'associazione Canapa Live e quasi per scherzo abbiamo detto proviamo come alcune varietà che abbiamo trovato sul mercato francese, se ben ricordo, si adattano nell'Alto Lazio. Noi ci siamo fermati alla zona di Tolfa, a Lumiere e di Viterbo. Abbiamo provato, sono un agronomo, dei trattamenti agronomici, quindi varietà, livelli di concimazione azotata, densità, e devo dire che le varietà che abbiamo introdotto sono cresciute al meglio. I risultati sono apprezzabili, ma per alcune, se voi vedete le colonnine gialle in alto, vi dà la produzione di seme, si arriva anche a 15-16 quintali. Provando soltanto alcune cultivar, chissà, altre magari daranno produzioni maggiori, non lo so. Quindi
una corretta scelta delle varietà, una corretta scelta della densità, delle concimazioni, definire il periodo di semina, per esempio, per me è quasi essenziale. Io credo che sia importante accompagnare la coltura con un'attività mirata di ricerca, che non è soltanto portare acqua al mio mulino, ma in effetti da lì si parte. Non si può pensare di replicare ricerche che sono state fatte all'estero. E suggerirei anche di valutare la coltivazione della canapa in differenti aree pedoclimatiche. Guardate che è completamente diverso seminare la canapa a Tolfa e già a Viterbo. Mi dice, ma come, sono a 30 km. Individuare le filiere produttive di maggiore interesse. Perché, ecco, tutto non si può fare tutto, ma bisogna puntare su certe filiere, cercare, valutare bene quello che nella regione Lazio potrebbe essere più importante. E soprattutto associare, come è stato detto già da altri, ma è vero, associare la canapa a un recupero dell'ambiente e a uno sviluppo sostenibile locale. Quindi bisogna non privilegiare poche filiere a livello, diciamo, nazionale grande, ma io preferirei guardare bene e cercare di capire quello che è più importante per questa regione. La riflessione è anche una riflessione più ampia, diciamo globale e nazionale. In questo momento stiamo ragionando di Expo 2015, stiamo ragionando quindi di un'agricoltura globale, di un sistema italiano che si deve confrontare con la competitività dei mercati globali. L'Italia, vorrei dare solo tre numeri che mi sembrano importanti, che un po' caratterizzano la nostra situazione. Diciamo, noi abbiamo una produzione agricola che vale 50 miliardi di euro e un valore aggiunto dell'agricoltura che ne vale circa 30. Okay? Ora, se andiamo a vedere però le aziende agricole che operano, che producono questa economia, qui c'è Antonio che è il nostro grande economista, le nostre produzioni, le nostre aziende che producono agricoltura sono 1,6 milioni nel settore primario, cioè che fanno i 50 miliardi, e circa 70.000 che fanno il valore aggiunto dei 30 miliardi. Quindi voi capite che l'azienda agricola reale, quella che produce, non guadagna niente. Allora, il tema da cui noi vogliamo partire, e questa legge, questo tema è qui davanti a noi, è come ridare, ridistribuire la ricchezza. E questo è un esempio importante, quello della canapa, perché la canapa comunque è una coltivazione che può dare buone risposte economiche. Qualcuno diceva che è un po' come il maiale, no? Non si butta niente, diceva, no, vedo che qua annuiscono tutti, è così. Quindi è un'economia circolare applicata, che oggi ce lo dobbiamo porre questo tema, perché le risorse del pianeta sono finite, quindi non possiamo ragionare in modo lineare, no? Quello che dobbiamo, lo diceva giustamente Ennio prima, un pochino è fare un po' di razionalità, cioè, perché poi non vorremmo che si creasse la corsa alla canapa, come per esempio c'è stata la corsa al kiwi, no? Nell'agrovoltino, poi è successo che la batteriosi del kiwi, oggi sono tutti quanti a terra, o la corsa purtroppo che sta avvenendo a nocciolo. Prima cosa, avere a disposizione tutti gli strumenti scientifici, cioè sapere dove si può coltivare, dove non si può coltivare. Il problema è che le aziende sono anche piccole, però questo è un altro problema di fragilità del territorio nostro. Ecco, e lì dobbiamo intervenire attraverso una creazione di una rete, mettere in rete queste. Io credo quello che sta facendo Canapa Live, quello che sta facendo Assocanapa, cioè le associazioni di produttori sono utili, la regione dovrebbe anche dare una mano a creare questo clima di creazione di reti. Pensiamo anche a chiudere queste filiere dentro il nostro territorio, a creare quindi luoghi dove possiamo fare trasformazione del prodotto, quindi un prodotto di prossimità, come lo diceva Antonio prima, no? Ecco, quindi l'obiettivo è ridare veramente in mano ai produttori un po' il loro futuro. È un settore e una pianta, questo qui, che subito ha destato il mio interesse, l'interesse di quanti appunto vedono le mille opportunità che ci sono. E in questo appunto si inserisce questo discorso della canapa all'interno di un discorso più ampio, quello che stiamo facendo con la carta di Milano dell'Expo, dove appunto cerchiamo di delineare i principi di una carta per un modello agricolo sostenibile, che vadano un po' a collegarsi con quello che è il protocollo di Kyoto, perché
abbiamo l'esigenza che si arrivi alla consapevolezza che l'agricoltura è il settore più impattante sui cambiamenti climatici, è la voce più importante e non possiamo che cercare degli accorgimenti per un modello più sostenibile e intervenendo però dalla propria casa, cioè dal proprio territorio, partendo solo dal proprio piccolo si può cambiare il globale. Io credo che però sia fondamentale sottolineare come senza l'impianto di prima trasformazione non si va da nessuna parte, perché noi ad oggi nel centro Italia non c'è l'impianto, c'è uno a Taranto e uno a Carmagnola in Piemonte. L'obiettivo di questa legge, oltre che normare con una legge quadro il settore, deve essere quello di sottolineare la strategicità dell'impianto nel centro Italia, e per questo io mi auguro che questa sinergia con la Regione Lazio vada avanti e si concluda, appunto come diceva il Presidente Ciarla, quest'anno, e soprattutto questo, a questo punto la legge nazionale a dare una forma organica alla possibilità di coltivare, e l'agricoltore si trovi semplicemente a coltivare una coltura come il mais, come il farro, come il grano, così la canapa. Una cosa molto... deve entrare nella quotidianità sostanzialmente, e quindi procedere in maniera che questo monopolio francese si spezzi e si torni a essere dei protagonisti nel campo. Io ho visto tanta ignoranza attorno a questa materia, gli stessi parlamentari, approfondendo, molti si sono appassionati, informati, non ne sapevano nulla, addirittura vari esponenti del centrodestra interessati, quindi veramente una pianta trasversale, un argomento trasversale. E l'Arsial, vista la nuova disponibilità che ha ad impegnarsi nel dare dei terreni, qui andrebbe fatto forse anche un discorso all'interno di chi è legislatore e di cercare di superare la logica del bando per arrivare probabilmente a una sistematizzazione della questione della gestione delle terre, di darle in affitto e di mantenere la proprietà pubblica attraverso il banco della terra, cosa che è già stata fatta alla Regione Toscana, alla Regione Liguria. È inutile sottolineare quanto il Lazio sia ricco di patrimonio demaniale, e in particolare le terre, gli usi civici, quindi la questione sia di Castel di Guido, ma come anche quella del Santo Spirito, ma a prescindere poi dalle considerazioni specifiche, come Italia all'estero siamo riconosciuti per questo, per i prodotti che creiamo, per la grande qualità, e se riusciamo a investire in questo probabilmente riusciremo forse a uscire dalla crisi in un'altra maniera. Esistono diversi tipi di inquinanti che possono essere composti inorganici ed organici, e entrambi hanno un diverso destino. Possono avere una breve emivita e quindi produrre degli effetti tossici transitori sull'ambiente, sull'ecosistema e sulla salute umana, e oppure possono avere una lunga persistenza, quindi vengono accumulati e producono degli effetti cronici, soprattutto sulla salute umana. L'inquinamento porta a una variazione delle matrici ambientali in cui noi operiamo. Questo disequilibrio porta ad un effetto negativo sulla salute umana. Il risanamento ambientale ha come obiettivo quello di riportare ad una condizione di compatibilità con la vita l'ambiente in cui la vita stessa si sviluppa. Esistono differenti metodi chimico-fisici che sono in grado di ripristinare un ambiente sano a livello del suolo, ma hanno moltissimi aspetti negativi. Poi abbiamo i metodi biologici. I metodi biologici si dividono in due grandi fette. Abbiamo il biorisanamento, che si avvale dell'utilizzo di microrganismi, e il fitorisanamento, che si avvale dell'utilizzo di piante. È quella in cui si ritrova la canapa. I vantaggi sono quelli di essere una tecnica fattibile in situ, è una tecnica poco costosa perché si tratta di piantare, di seminare delle piante, è amica dell'ambiente ed è sicura perché è molto più facile gestire la biomassa rispetto a dei fanghi.
tutte le piante che sono in grado di accumulare alte concentrazioni di metalli pesanti nel germoglio sono dette iperaccumulatori. L'obiettivo è quello di combinare la fitodepurazione con delle colture di interesse commerciale che possano essere adoperabili per le filiere no food e che abbiano un'elevata resa in biomassa. La canapa è una pianta annuale, ha una produzione elevata di biomassa, come vedremo prima in alcuni esperimenti che hanno effettuato, è addirittura direttamente proporzionale con la quantità di metalli pesanti presenti nel terreno di coltura. Inoltre è una coltura amica dell'ambiente, e non ha bisogno di grandi quantitativi di acqua per crescere, non necessita di pesticidi e di erbicidi e cresce verosimilmente su ogni terreno. Accumula nella sua biomassa 26 kg per ettaro di piombo. È in grado di accumulare nichel, piombo e cadmio. Inoltre si è osservato un incremento di biomassa sostanziale della canapa cresciuta in fanghi di depurazione arricchiti con zinco, rame e cadmio. Inoltre la canapa con il suo aumento di biomassa ha abbattuto la concentrazione di questi metalli pesanti di 30-35 volte. Anche per quanto riguarda l'arsenico, il piombo e lo zinco, sono stati individuati soprattutto all'interno delle radici e delle foglie, e sembra proprio che ci sia, che la canapa abbia un sistema di trasferimento dei metalli pesanti che trasporta i metalli pesanti dalla zona radicale alla zona apicale, e questa è proprio la definizione delle piante che fanno fitoestrazione. Hanno effettuato uno studio in cui hanno mimato le condizioni che si sono venute a verificare dopo il disastro nucleare di Chernobyl, e hanno visto che la canapa è in grado di trasferire efficientemente il radiocesio dalle radici fino ai semi e alle foglie. Hanno depositato un brevetto che utilizza la canapa insieme a un consorzio microbiologico della rizosfera, e si è osservato che la canapa è in grado, insieme ai microorganismi, di ridurre dal 30 al 50% i policlorobifenili presenti nel terreno. Quindi è auspicabile che in cicli di 2-3 anni, come diceva prima Emiliano, potrebbe essere possibile decontaminare un suolo contaminato con PCB. Quello che è stato effettuato è una stima dei costi. Per quanto riguarda la fitodepurazione attraverso la canapa, utilizzando un migliorante della fitoestrazione che è un agente chelante, ci aggiriamo intorno ai 35.000 euro. Escludendo il migliorante siamo intorno ai 3-4.000 euro all'anno per la bonifica con la canapa, contro i 650.000 euro medi che vengono spesi per la messa in opera di bonifica attraverso metodi chimico-fisici. Grazie. Buongiorno a tutti, Alfredo Battistini, Ministero delle Politiche Agricole. Oh, finalmente arriviamo a leggi, normative e quant'altro che tiene su proprio la parte più allegra. Va bene. Allora, innanzitutto porto i saluti ovviamente del capo dipartimento del Dipartimento della Qualità, che è il dottor Di Genova, che segue personalmente la filiera della canapa, e anche dal direttore della qualità, Emilio Gatto. C'è una realtà di fondo quando si parla di terreni, è che in Italia la SAU, la superficie agricola utilizzabile, ecco perché i terreni sono così importanti, è sempre quella, mentre il numero delle persone aumenta e le persone hanno fame, hanno bisogno di mangiare, di nutrirsi, e se le persone aumentano ma la superficie agricola non aumenta, anzi si abbandona, e qui ragazzi c'è un problema grosso. Dobbiamo importare, e importare si entra in un ciclo che tende sempre più a ridurre il nostro predominio, la nostra importanza, e va ad abbattere la nostra qualità. Dagli anni 90 che questo interesse sempre maggiore rispetto a questa cultura si è risvegliato e inizia un percorso, ahimè, tortuoso, un percorso che è pieno di regolamenti, di normative, di decreti legge, ne possiamo elencare tantissimi. Si parte dalle prime circolari del Ministero che permettevano
i primi esperimenti su 1000 ettari per cercare di vedere la potenzialità del ritorno di questa cultura. Per passare poi, visto che l'interesse era sempre maggiore, alla famosa circolare del 2002 che ci dà proprio la possibilità di ricoltivare la canapa. Questa circolare ci dice però che c'è bisogno di utilizzare sementi certificate, perché dobbiamo tutelare il nostro agricoltore. Sementi certificate, sementi che non producono THC e compare questo 2%. Questo valore del 2% dà un limite dove questa pianta naturalmente tende a sforare. Come se non bastasse, ovviamente la pianta produce seme, seme che produce farina, farina che può essere utilizzata per moltissimi prodotti alimentari. Ma ecco che qui nuovamente entriamo su un altro campo. Ministero della Salute. Nel 2009 il Ministero della Salute con una circolare dà il permesso a produrre e commercializzare prodotti alimentari a base di canapa, farine e derivati. Ha una condizione però, THC zero. Questo è un altro limite. E poi arriviamo alla PAC, perché chi coltiva canapa ha bisogno anche di un regime di sostentamento, diciamo, perché coltivare costa, anticipare costa, c'è bisogno di un incentivo. Avevamo un aiuto accoppiato, poi è finito, poi è arrivata la nuova PAC e abbiamo trovato nuovi strumenti dove sono state inserite a regime di aiuto la canapa e quindi è possibile avere un regime di aiuto. Però ovviamente dobbiamo usare sementi certificate e quindi ci dobbiamo rifare al catalogo comunitario delle varietà, delle specie, delle piante agricole iscritte. Abbiamo anche un registro nazionale e non ci dobbiamo dimenticare, ciliegina finale, che stiamo parlando di un ricercato speciale, ossia la canapa è sotto la dura legida del 309. Si va a tutelare tutto quello che viene considerato sostanze stupefacenti e ovviamente i due principi psicotropi, il delta 8 tetraidrocannabinolo forma trans, l'isomero, e il delta 9 tetraidrocannabinolo sono psicotropi e quindi sono normati. Quindi se mettiamo insieme tutte queste normative non se ne esce più. Serve semplificare, linearizzare e proprio per riuscire a fare questo il MIPAF, proprio per questa conclamata necessità di cercare di semplificare, di normare, di canonizzare, di schematizzare questo settore, è stato istituito un tavolo tecnico. Nel marzo del 2013, per la prima volta, Ministero della Salute, Ministero degli Interni, Dipartimento Antidroga, Ministero dell'Agricoltura, Ministero dell'Ambiente si sono seduti tutti insieme a un tavolo e hanno deciso di andare avanti per una strada univoca. E da lì è iniziato l'iter, un iter che ha visto come prima cosa la modifica del 309. Perché la modifica del 309? Una modifica necessaria, perché finché nelle tabelle del 309 rimane la scritta THC non si scappa, è penale, è sostanza stupefacente. Quindi si è innescato un iter lungo, perché non è una cosa semplice andare a modificare un DPR, ci vuole un altro DPR e la macchina burocratica è lunga, ma non ci siamo fermati. Perché? Perché a marzo del 2014 con un decreto legge che poi è stato convertito in legge, viene modificato finalmente il 309. E quindi questo principio attivo viene esonerato da quello che è la cultura industriale ed è importantissimo, fermo restando determinati canoni, limiti e sementi certificate, ovviamente. Parallelamente a questo, quello che si discuteva nei tavoli presso il Ministero era la possibilità di andare a normare direttamente con delle circolari specifiche un po' quello che adesso si è chiesto ai nostri onorevoli, quello che stanno facendo. Allora non poteva essere fatto, perché una circolare ministeriale non poteva andare a modificare un decreto legge. Però contemporaneamente si è deciso, con tutti gli attori della filiera della canapa, di cercare di normare, una volta ottenuta una base solida giuridica, ciò che è il comparto, con delle linee guida precise, fruibili a tutti, adottate a livello di conferenza Stato-Regione, cioè il nostro organo che mette insieme tutte le regioni
prende un piano di settore, delle linee guida, un disciplinare, lo accetta e diventa normativa unica italiana. E questo è un passo, sarà, spero, anch'esso nel 2015. Perché questo? Perché, come ci insegnano altre filiere, c'è un grossissimo pericolo, la polverizzazione, la frammentazione, la mancanza di sistema, e questo è deleterio per un settore emergente. Cercare di unirsi per concentrare il più possibile l'offerta, per avere un reddito e andare a incidere su quella marginalità di cui tanto si è parlato finora. Sono Rachele Invernizzi, responsabile dell'impianto di prima trasformazione che abbiamo inaugurato fine agosto del 2014. Facciamo filiera nel sud Italia. Di fatto è molto bello far filiera, io sono molto orgogliosa di seguire questa attività soprattutto in agricoltura. Quest'anno facciamo quasi 300 ettari in tutto il sud Italia, l'anno scorso ne abbiamo seminati 240. Abbiamo avuto la gran sfortuna di avere una primavera troppo piovosa, per cui in alcune situazioni siamo riusciti comunque ad andare molto bene, in altre purtroppo abbiamo perso molto seme. Il seme di canapa è un seme molto piccolo che teme molto il ristagno d'acqua, e l'anno scorso erano tutte paludi nonostante fossimo in sud Italia. Di fatto voi sapete che lo stelo, che la canapa è composta da fibra e canapulo, in origine abbiamo un 20% di fibra e un 80% di canapulo. Questo impianto trasforma poi il canapulo in centinature diverse a seconda della richiesta del cliente. Possiamo fare pezzatura grossa o fine o addirittura polvere, piuttosto che fibra più pulita o meno pulita a seconda dell'uso. Il canapulo viene usato oggi in bioedilizia e in zootecnia. In bioedilizia è un ottimo materiale unito con la calce, è un ottimo coibentante, è un materiale traspirante. Ci sono un sacco di metodi diversi, ci sono aziende che fanno premiscelati e hanno i loro segreti per tenere insieme i materiali, ci sono persone che sostengono che basta la calce con la canapa e l'acqua per costruire le case. L'altro uso in zootecnia sono le lettiere, ci sono fuori dei depliant, per il momento facciamo solo sacchi grandi da 18 kg, ma entro l'estate faremo anche dei sacchi da 3 kg per gli animali più piccoli, vanno bene per qualsiasi animale, il coniglietto piuttosto che il canarino, tutti stanno e sguazzano volentieri nel canapulo di canapa. L'altro uso possibile e possibilissimo è per fare carta e per fare bioplastica. Per fare bioplastica, per quanto mi riguarda, Southemp sta collaborando con l'Università di Nanotecnologie di Lecce per tirare fuori un nostro polimero italiano, che poi sarà, nel mondo c'è già, esiste già, per cui sarà qualcosa fatto con la nostra canapa del sud Italia. Per quanto riguarda la carta, c'è bisogno di una fibra molto pulita che oggi l'impianto non riesce a fare, ma ci stiamo attrezzando perché i più grossi produttori di carta italiana iniziano a chiedere finalmente della cellulosa di canapa. La pianta di canapa è fatta di moltissima cellulosa e di poca lignina, per cui potrebbe essere molto interessante sostituire la coltivazione di alberi dedicati a questo con una canapa che in 4-5 mesi ci dà molta più cellulosa che non il legno. L'impianto di trasformazione ha questo tipo di lavorazione, lavora 7 quintali all'ora per 112 quintali al giorno, per un totale di 3-4.000 tonnellate annue. È molto meglio fare dei piccoli centri provinciali, regionali, che pensare di fare grandi industrie che stigliano 4.000 ettari, che hanno un prodotto eccessivo, non hai il cliente finale che ti compra la materia, penalizzando l'agricoltura. Noi in Italia oggi diamo 15 euro quintale, in Francia pagano dai 10-12 euro. L'ultimo convegno che ho fatto mi ha chiesto perché il prodotto francese costa meno perché appunto hanno i magazzini pieni, per cui non sanno più dove metterlo e penalizzano l'agricoltura, per cui cerchiamo di salvare il Made in Italy. In fondo non c'è una differenza di prezzo così sconveniente. Chiaramente il modo migliore è quello di riuscire a fare i 500 ettari
intorno a 100 km massimo dall'azienda. Oggi le aziende che ritirano questo materiale sono soltanto due, una al nord a Torino, a Carmagnola ed è a Socanapa, e una al sud siamo noi. Però io dico, se in Abruzzo, in Lazio iniziamo a fare comunque 5.000 metri, un ettaro, uno qua, uno là, iniziamo a capire il potenziale dei territori, dei terreni, e impariamo a fare la canapa, vuol dire che nel giro di 3-4 anni, quando finalmente inizieranno a esserci altri impianti, avremo già imparato a farla come si deve. È vero che la canapa viene e viene dappertutto, è vero che se dobbiamo fare industria, la canapa è una brutta bestia, nel senso che ha bisogno di terreni preparati in un certo modo, come dicevano non ha bisogno acqua, ma bisogna seminare nei periodi giusti. Noi diciamo che il periodo di semina ideale è 10 marzo 10 aprile. Chiaro, in Piemonte non puoi seminare il 10 di marzo perché rischi ancora con le nevicate, ma in Sicilia o in Salento possiamo iniziare a seminare. Dove c'è molta pietra io sconsiglio di coltivare, perché poi me le portano in azienda e avendo un impianto a martelli e a coltelli chiaramente facciamo dei patatrac incredibili. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di favorire l'agricoltura e di riportare la possibilità di fare canapa in Italia. E alla fine la cosa che chiaramente pesa di più è che se siete a 30 km da Taranto il trasporto è irrisorio, ma se state più lontani, e c'è chi sta molto lontano tipo Lazio e Abruzzo, chiaramente bisogna fare un attimo un calcolo sul trasporto. Parlavano di più filiere, di fatto la pianta ha 2-3 filiere, poi gli altri sono tutti gli usi che si possono fare delle materie prime. Che materia prima abbiamo? Il fusto, per cui la paglia, e per cui è una filiera della fibra o della biomassa, e abbiamo i fiori o le infiorescenze, e la chiamiamo la filiera del seme. Oggi sicuramente siamo pionieri, il mercato vero e proprio finale non c'è, per cui andiamo in giro tutte le settimane a fare conferenze sull'alimentazione, sulla bioedilizia, che oggi sono i focus principali. Spero che le istituzioni si sensibilizzino sul fatto di usare canapa invece che pioppi per l'uso della carta, e che aprano una ricerca seria sul fatto di fare un polimero interamente italiano. Noi siamo a disposizione sia come Assocanapa Associazione che come Rachele, che sta in Sud Italia, che sta a Taranto e che è ben contenta di fare rete e di collaborare con chiunque abbia voglia di fare canapa a qualsiasi livello. Vorrei riportare alcuni fatti avvenuti durante l'annata agraria del 2014. In particolare nel settore dell'olio, a causa della mosca, c'è stata una diminuzione di produzione pari al 45%. Tutti noi conosciamo il discorso della cinipide per quanto riguarda le castagne, e per quanto riguarda il kiwi c'è il problema della batteriosi. Per quanto riguarda l'ortofrutta estiva, e soprattutto nel litorale della Duscia, c'è stato un abbassamento di produzione pari al 20% causa piogge. E poi c'è il discorso anche della zootecnia, settore ovicaprino, che riguarda il problema della Blue Tongue. Di fronte a questi fatti noi troviamo aziende che sono soffocate dalle banche, che hanno preso anticipi culturali, che non pagano i dipendenti, e qui l'imprenditore agricolo o chiude o cambia lavoro, e per lui la canapa è, diciamo, è un'alternativa, è una possibilità di risalita. Per questo motivo noi di Copagri, insieme all'Università della Duscia, all'Associazione Canapa Live, all'Università Agraria di Torfe e dell'Umire, stiamo lavorando per questa costituzione di questo tavolo, che speriamo che un domani diventa anche un consorzio della canapa del Lazio, che ha come obiettivo di dare delle risposte sia occupazionali che nel rispetto dell'ambiente, nel settore dell'agricoltura, e che noi nel Lazio è il nostro punto di forza. È sempre un piacere trovarmi nei momenti, diciamo, di divulgazione sulla canapa, che da un anno a questa parte, io mi occupo in Commissione Agricoltura più o meno di queste leggi, momenti di divulgazione che sono sempre più frequenti, devo dire. Quindi questo significa che c'è
una presa di coscienza su, da parte di, anche delle istituzioni. Questa mattina siamo al Consiglio regionale, ha organizzato il Consiglio regionale, quindi c'è una presa di coscienza sempre più forte del fatto che c'è un interesse reale nei confronti della canapa. Abbiamo fatto in Commissione Agricoltura moltissime audizioni sulla canapa e qualcuno a un certo punto ci ha detto basta con le audizioni, adesso procedete. Invece vi dico che la necessità di fare molte audizioni si è vista alla fine e c'era tutta questa necessità, perché quello di cui parlava prima Emiliano Stefanini, lui diceva io sono tantissimi anni che lavoro con la canapa, il professor Campiglia, ecco, io dico che adesso è maturato un clima attorno alla canapa e questo clima è maturato anche perché effettivamente c'è stato un'apertura nell'ascolto da parte delle istituzioni, del mondo agricolo, del mondo associazionistico, che nel tempo si è mosso attorno a questa cultura. Che cosa può fare una legge nazionale sulla coltivazione? Ecco, noi quello che abbiamo tentato di fare è innanzitutto, chiaramente avevamo tre testi all'esame della commissione, siamo arrivati a un testo unico che è stato approvato in commissione alla fine di marzo, tenendo secondo me fermi alcuni principi e concetti fondamentali. Primo, l'agricoltore che coltiva la canapa deve sentirsi nelle condizioni di essere un agricoltore che coltiva, come già veniva detto, una qualsiasi altra coltura. L'altra questione riguarda i controlli. Abbiamo ipotizzato che questo compito potesse essere assolto dal Corpo Forestale dello Stato, che già va nelle aziende a fare appunto altre tipologie di controllo, quindi gli agricoltori lo conoscono, il Corpo Forestale dello Stato, e quindi diciamo questa può essere una previsione. Abbiamo previsto una serie di usi appunto all'interno della legge che vanno in tutti i sensi che sono stati detti, quindi dalla filiera del tessile a quella dell'alimentare a quant'altro, e poi abbiamo previsto una serie di possibilità di incentivazione che riguardano chiaramente appunto tutto quello che si muove nel senso di una produzione industriale artigianale, per sostenere gli impianti di trasformazione, prevedendo anche che prioritariamente questi vengano realizzati nelle aree del paese che sono carenti, perché diciamo oltre alla zona centrale del nostro paese che è questa, quindi oggi mi ha fatto molto piacere sentire chiaramente il presidente Rosati farsi promotore di questa iniziativa, c'è anche il nord-est del paese che ancora manca, siccome lì pure c'è una attività canapicola molto intensa, stanno diciamo lavorando molto su questo settore, ovviamente perché no, insomma, no? Poi incentivazioni per la ricerca, per l'attività di formazione, di divulgazione e di innovazione che comunque devono continuare ad andare di pari passo. Ci sono delle politiche che vanno nel verso giusto e che sono sicuramente tutte quelle che vanno nel senso della semplificazione che questo governo sta cercando di mettere in atto in agricoltura e che quindi vanno sicuramente nel verso giusto. L'ultima chiosa la voglio fare sul libro, perché chiaramente l'insegnamento che ci danno i fratelli Bernardini è un insegnamento importante. Noi oggi stiamo guardando al futuro di una cultura in cui siamo stati l'eccellenza, quindi mi sembra evidente che stiamo guardando avanti e per fare questo dobbiamo chiaramente essere memori delle radici che abbiamo e che insomma loro ovviamente rappresentano. Poi è chiaro che dobbiamo guardare avanti, dobbiamo cercare di fare un buon lavoro, cercando di farlo anche in fretta, ma insomma cercando anche di stare ben saldi da quello che rispetto a quello che siamo e rispetto al quale diciamo proveniamo. Innanzitutto sono molto d'accordo con Alessandra e Terrosi, mi permetto di chiamarla Alessandra perché abbiamo studiato insieme a Viterbo e non perché mi voglia prendere delle confidenze eccessive, insomma. Quindi altra cosa fondamentale per me, sostanziale, è l'informazione, perché signori io ieri cercavo un essiccatore per i semi di canapa, allora ho fatto un giro su internet. 90 risultati su 100, marijuana, marijuana, marijuana. Ecco, noi dobbiamo arrivare a fatto dire, cioè la canapa non è marijuana. La canapa è canapa, insomma, la marijuana è marijuana. Quindi ecco, siamo molto attenti nelle informazioni di quello che andiamo a veicolare quando parliamo di canapa. Io anche nel mio consiglio di amministrazione dall'Università Agraria di Toffa, all'inizio c'era qualcosa, soprattutto quelli un po' più, no, più conservatori, un po' più. La canapa,
Poi invece adesso che Carognano, anche loro hanno capito che è canapa, è fibra, è no? Cultura tessile, alimentare, semi e quant'altro. Sul discorso dei terreni, l'utilizzo dei terreni, ma io sono perfettamente d'accordo. Ma se c'è una legge regionale, Riccardo, che dice che dopo 10 anni di non utilizzo dei terreni, gli stessi non possono essere ricondotti all'originaria destinazione, come facciamo? Di più, in sede APS, che è dove siamo noi, il termine è 5 anni, cioè se io per 5 anni non coltivo un terreno, diventa prato permanente, non posso più farci niente. Io mi assumo le mie responsabilità, io ho fatto lavorare un terreno che erano 8 anni che non veniva lavorato un terreno, 60 ettari, ottimo terreno agricolo, io l'ho fatto lavorare senza niente, cioè vedima di qualcosa, devo sfamare i cittadini di Torre. Io lo faccio, mi assumo pienamente le responsabilità. Noi come Polo dei Monti della Torfa ci proponiamo ad essere, come dire, un centro focale per questa distribuzione, come dire, di competenze e di strutture territoriali, perché ce ne abbiamo uno a Taranto, uno a Torino, nel centro Italia non abbiamo niente. E quindi la nostra è anche una posizione strategica sia per quantità di terreno, perché prima sempre Rosati parlava di 50.000 ettari di demanio civico nella regione Lazio, beh, tenete conto che noi ne abbiamo quasi 17.000, quindi rappresentiamo il 35-40% di questi 50.000, quindi è un polo strategico, è una proprietà collettiva, quindi su cui nessuno potrà reclamare poi dei diritti individuali, ma comunque sarà, come dire, una sorta di pubblico che però agisce con la velocità e con i tempi del privato. Faremo un convegno a Torfa, siete tutti invitati chiaramente, e in quell'occasione vi porteremo, lo faremo proprio nel campo sperimentale che faremo noi quest'anno di circa 11 ettari a Torfa e 4 ettari ad Allumiere. Abbiamo la fortuna di avere un casale che domina proprio tutto il campo sperimentale di capa. Noi metteremo due varietà quest'anno, la Fedora e la Ferina, credo, se non ricordo male, mentre invece Allumiere farà l'Uzzo 31 e la Ferimon. Quindi se verrete siete tutti invitati e avremo questa bellissima vista, ci scambiamo una bellissima delle pessime idee con tutto il campo di capa, vediamo anche che risultati ci darà con l'aiuto degli Campiglia, del professor Campiglia. Oddio pure. E del buon Dio, certo, del buon Dio. Qualunque esso sia, certo. Grazie.